Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Chiediamo delle indicazioni, diciamo, per i nostri lettori e per chi ci vede, sul mercato azionario, sulle tendenze del mercato azionario in generale. Diciamo che con l'arrivo di Trump alla presidenza, ovviamente le asset class più rischiose, tra queste ovviamente l'azionario, hanno tratto notevole beneficio. Diciamo che ancora ovviamente dobbiamo verificare poi gli effetti della manovra di Trump sull'economia americana, ma comunque abbiamo già visto un effetto notevole almeno sui mercati finanziari. Possiamo dire che sia per quanto riguarda il mercato azionario americano che per quanto riguarda il mercato azionario europeo, nonostante i livelli ovviamente molto alti, ci sono ancora delle interessanti opportunità. In generale in questa fase noi prediligiamo i cosiddetti titoli value, quelli cioè quindi che hanno delle caratteristiche fondamentali come ad esempio i finanziari, che stanno beneficiando ma che potranno ancora ulteriormente beneficiare sia negli Stati Uniti che in Europa dell'avvento di Trump e delle sue decisioni. In generale per gli Stati Uniti però siamo particolarmente interessati a quei titoli dove la modifica, il cambiamento del regime di tassazione sugli utili sarà molto importante e penetrante e quindi ad esempio utilities, ad esempio consumer staple e anche come ho detto prima i finanziari. Dall'altra parte però in Europa pensiamo che il favorevole cambio che si sta attualmente comunque consolidando, cioè un euro che tutto sommato è debole rispetto al dollaro, tassi di crescita degli utili sicuramente molto interessanti, noi li prevediamo superiori al 10% per il 2017, sono comunque tutti elementi che anche per quanto riguarda il mercato azionario europeo saranno di supporto alle quotazioni per almeno per la prima parte dell'anno. Mercato italiano? Ma il mercato azionario italiano, come dicevo prima, nel contesto europeo, essendo ovviamente il contesto europeo in questo momento riteniamo particolarmente favorevole, potranno essere comunque alcune azioni, alcune aziende italiane molto ben posizionate. Non ci dimentichiamo che proprio nell'area cosiddetta value ci sono aziende italiane molto ben posizionate, fortemente esportatrici, oltre il 70-80% del fatturato lo fanno all'estero. Tutto questo quindi ci dice che nonostante il mercato italiano purtroppo sia molto piccolo, anche in questo caso qua in Italia possiamo trovare delle interessanti opportunità. Grazie molto. Grazie.